Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione JAP per farvi vedere esattamente come iniziare un account JP di Dokkan Battle. Questa cosa ovviamente va a seguito del video precedente che trovate qua sulle schede su come installare Dokkan Battle JP sia su Android che su iOS. Questa guida è utile praticamente a tutti, spieghiamoci esattamente perché. Se siete nuovi giocatori, completamente nuovi giocatori, non avete mai toccato Dokkan Battle, può essere un po' un problema. Se siete nuovi giocatori del JAP ma giocate al Global, esiste la versione Z ed è cambiato il tutorial. Prima era molto più semplice, non ci stava neanche un senso fare una guida per questa cosa. Ma se siete comunque nuovi al JAP, dovete affrontare il tutorial della versione Z e ogni giorno, ve lo giuro, c'è qualcuno che mi chiede: sono bloccato, non mi fa fare nessuna quest, non mi fa fare nessun story event, non mi fa fare nulla di nulla. Cosa devo fare? Quindi, per non rispondere ogni giorno a quella domanda, eccoci qua, un tutorial su come fare sto maledetto tutorial della versione Z. È noioso, lo so. Voglio far presente un attimino che quello che trovate adesso è una guida anche soprattutto per i nuovi giocatori. Se volete semplicemente fare il tutorial della versione Z, sapete già come si gioca a Dokkan perché giocate al Global. Guardate qua sotto nella timeline, andate direttamente, c'è una sezione dove vi parlo effettivamente cosa dovete fare. Domani andiamo a vedere effettivamente una guida un pochino più completa su come creare team, come si gioca effettivamente a Dokkan Battle, cosa si deve fare, come affrontare i Dokkan Event, come affrontare il vostro primo Dokkan Event, o come portare a Tour e ad LR le vostre prime carte. Detto questo, iniziamo con il tutorial. Se vedete un attimo che cambia la cam è perché effettivamente lo sto facendo insieme a voi, non è una roba che faccio in 10 minuti, quindi probabilmente domani mattina continuo a fare il video, se vedete luci diverse è per quel motivo. Allora, avete scaricato Dokkan JAP, avete seguito la guida su come scaricare Dokkan JAP, siete qua davanti, che cosa faccio? Prima di tutto iniziate a toccare start. Tasto rosso è se volete continuare, se avete un account vecchio. Tasto giallo, account nuovo. Quindi noi iniziamo con account nuovo, ovviamente fate il tasto giallo ancora. Seguite semplicemente quello che sto facendo io. Prima cosa, vi fa fare il tutorial e vi farà scaricare tutti i dati. Preparatevi, Dokkan JP sono all'incirca 6,80 giga. Il tutorial è finalmente cambiato, una rottura di scatole e tutta sta roba. Dovete, diciamo che una volta era molto più semplice, era proprio fate due quest in croce che vi fa fare il gioco, vi fa fare il download all, siete pronti, potete fare quasi tutto nel gioco, tranne dare l'ability IPG. Ora invece è cambiato e siete obbligati un attimino a fare della roba. Diciamo un'esperienza più bella se siete giocatori global, perché effettivamente con il global potete leggere tutta questa storiellina bella che alla fine non è altro che i primi episodi di Dragon Ball Z, ok? Ci sono tutte queste cose che effettivamente sono carine, però per quanto riguarda il JAP non c'è nulla di interessante. Ve lo dovete solamente togliere per poter finalmente giocare a Dokkan. Ok, prima cosa, vabbè, queste robe sono abbastanza semplici. Fate quello che vi dice, semplicemente vi dice tocca le palline, boom, ok. Ovviamente se, essendo che siete comunque nuovi giocatori, voglio aiutare soprattutto chi è nuovo completamente. Quindi, di base, parliamo un attimino, nel mentre che facciamo queste quest inutili, i vari colori e le varie orb. Quello che vedete qua sopra è la lista dei colori di Dokkan. Il giallo è il fisico, il viola è l'int, il verde è il tech, il blu è la GL, il rosso è l'STR. Il rosso batte il fisico, è più forte sul fisico, il fisico è più forte sull'int, eccetera, eccetera. Questo cosa vuol dire effettivamente? Se voi avete contro un nemico fisico e lo attaccate con un int, senza avere il crit, gli farete meno danno. Crit o comunque super efficace. Questo però riguarderà di più il secondo video. Il gioco si basa su questi colori. E l'altra cosa che avete in campo sono le orb. Le orb che vanno per colore. Ora, generalizzando un attimino la cosa, ogni orb vale un ki. Ma se è un orb del colore del personaggio, in questo caso Goku è fisico, quindi è giallo, se prendete delle orb gialle, orb fisiche, gli andate a dare il doppio del ki. Ora, stiamo prendendo 4 orb, effettivamente ne prendete 8. 8 orb, effettivamente, anche se è 8 ki. Stessa cosa per piccolo, è tech, è verde. Se prendete queste 6 orb verdi, ne prendete 12. Questo è proprio generalizzato un attimino. Ci sono carte che funzionano diversamente da questo, che vi danno, ad esempio, più ki per qualsiasi orb voi prendete.
Ok. Oltre a quello, un altro, oltre ai vari colori delle orbe, ce n'è un'altra, che è l'orb rainbow. L'orb rainbow è particolare, vi permette però di collegare più orb, ok? Non di altri colori, ma semplicemente ve la vale come orb AGL, ad esempio. Orb blu. Ve la prende come orb blu e quindi vi può collegare con un'altra orb blu che è oltre a quella rainbow. Questo, diciamo, è di base come funziona la raccolta di key per lanciare le special dei personaggi. Bene, qua è un'altra parte che voglio spiegarvi se siete nuovissimi, ok? Se siete nuovissimi giocatori di Dokkan Battle. Qua vi sta spiegando come si alza di livello i PG, come si alza di livello l'SA. Una cosa che faceva male il tutorial vecchio era quella di mostrarvi di usare gli stessi PG pullati per alzare l'SA. Non fate quella cavolata, è uno spreco di risorse. Detto questo, la prima cosa che vi fa vedere è il terreno. Se mettete altri terreni, semplicemente gli oggetti vi danno più exp. In questo caso, questo tipo di terreno che gli andate a mettere aumenta l'exp che prendete per personaggio utilizzato. Dopo che avete fatto il tutorial non farete quasi mai questa cosa che vi sta facendo fare il tutorial di mettere i PG. Non lo fate quasi mai se non per dare l'SA. Va bene, questo era il tutorial, vi voleva far vedere esattamente come portare sui PG. Questo è l'Awakening ed è giusto spiegare due cose, anche questo per chi è nuovissimo. Quello che sta facendo ora è uno Z-Awakening. Uno Z-Awakening vuol dire che semplicemente vi porta un PG da SSR a UR, una SR per andare ad SSR. Comunque, il Dokkan Awakening lo fate portare un UR a Tour e portare un Tour ad LR. Non tutte le carte ovviamente vanno ad LR, ma ne parleremo più avanti con il prossimo video. Ok, avete finito un attimo quel tutorial noiosissimo. Vi dà questa board. Per poter iniziare a giocare voi dovete almeno completare questa board, è importantissimo, se no non vi fa andare avanti. Non potete fare niente, effettivamente quello che potete fare è bloccato, tranne daily e due cavolatine così. Come potete vedere non vi fa vedere i Dokkan Event, non vi fa vedere gli Story Event e non vi fa vedere gli Eza. Vi fa semplicemente vedere questi eventi. Solo questo. Prima cosa da fare, potete già farlo tranquillamente quando iniziate il gioco, è un evento super stupidissimamente facile, proprio per farvi capire. Andate a fare questo evento, lo dovete fare per una missione della Board Z. Andate però a cambiare team, iniziate già a mettere un po' di personaggi. Il Goku che vi danno all'inizio del gioco è buonissimo perché è una leader per tutti i personaggi. Giusto per farvi capire la difficoltà effettiva di questi eventi, giochiamo a cacchio di cane, ma comunque avete un friend che è migliore del vostro, ok? Potete usare quel friend, vi aiuterà un casino. Mettete lui primo, se lo avete in rotazione, vi fa lui l'evento. Qualsiasi stage che vi fa fare in questo tutorial, lo potete fare col friend e il vostro lead, senza che abbiate livellato neanche un PG. Potete andare tranquilli. Ora, quando completate il primo stage, anche a normal, vi sblocca la possibilità di fare il secondo stage. Prima di farlo, completate anche Hard e Z-Hard. Ok, una volta finiti questi 6 stage in totale, li dovete fare tutti e 6, ok? Un'altra cosa che è un mio consiglio solamente di farlo, andate qua sopra e affrontate questa missione qua, ok? Dovete fare questo stage qua, è uno stage singolo, anche questo lo affrontate tranquillamente senza nessun tipo di problema, ok? Non dovete neanche stare a modificare il team. Io ora l'ho modificato solo per velocizzare il tutto, perché effettivamente voglio solo farvi un video. Io non devo iniziare un nuovo account, è un po' noioso. Detto questo, però sì, fate almeno questo stage una volta sola. Lo potete fare una volta al giorno, lo fate solo una volta e siete a posto. Una volta terminati quegli stage, tornate al menu principale. È arrivata l'ora di fare questa nuvoletta. Io ora ve lo dico velocemente cosa fare e poi skippiamo alla parte dove ho finito tutto, ok? Entrate qua dentro e lo fate tutto. Tutto cosa si intende? Attenzione un attimino, ok? Entrate, come potete vedere questi sono i primi stage che vi ha fatto fare la storia, ok? Il tutorial. Dal 4 in poi potete direttamente andare in Z-Hard direttamente. Lo potete fare anche con il team che stavate usando per fare quei 6 stage inutili. Date qua e clearate completamente l'evento. Completamente l'evento vuol dire che lo fate sia a normal che Z-Hard. Non vi serve però, ok? Non vi serve farlo a normal. Vi basta andare direttamente a tutto Z-Hard. Quando finite uno stage a Z-Hard con la versione Z, vi completa anche il normal. Quindi andate semplicemente a fare quello. Fate tutti gli stage a Z-Hard. Una volta terminato l'intero evento che vi ho detto di terminare, lo dovete completare tutto. Dovete averlo nello stesso modo che ce l'ho io al momento, ok? Come ve lo faccio vedere lo dovete avere anche voi, è importantissimo.
tutto stellato così, ok? È importantissimo. Andate nella board Z e semplicemente vi avrà sbloccato tutte le cose che dovevate fare, ok? Quindi cliccate sul tasto arancione e vi prende tutto. Vi prendete anche le 10 stone e passate la board 2. Importante un attimo finire anche la board 2 perché semplicemente questo è il pulsante della story quest, quindi la storia di Dokkan. Board 3, dovete avere la board 3. E se andiamo invece negli eventi, questo pulsante ancora è bloccato, finché non avete terminato un'altra pagina, ok? Quindi sì, dovete finire quelle pagine, un attimo una rottura. Board 3, vedete? Gli Ezza invece, roba che non farete all'inizio del gioco, però è board 4, ok? Sono un attimo di roba che dovete fare. Però comunque, dobbiamo terminare la board 2. Una delle cose che vi chiederà di fare è di fare una Friend Summon. Vi basta una singola Friend Summon, potete andare tranquillamente a farla in questo modo. Andate che è l'ultimo banner che c'è attivo, cliccate lì e fate la singola. Altra cosa, vi chiederà di acquistare oggetti con i Baba Point. Per ottenere i Baba Point dovete vendere delle carte. Cliccate questo tasto, vendete degli SR, ok? Vi prendo proprio questo PG, SR, boom, vendete. Ok, vi darà 500 point, vi dà una missione intanto. E oltre quello, una volta fatta la missione, tornate indietro e acquistate una roba, la roba che costa meno possibile. Io ho preso questa qui che costava 175, non li state a sprecare per ora, dovete solo fare una missione. Altra cosa, andate qui e comprate una roba Zeni. Essendo che avete iniziato comunque il gioco da poco, se non siete all'anniversario avrete meno Zeni. Ma a prescindere, acquistate una semplice medaglietta, ve ne basta una veramente, boom, la missione ve la dà. Altra roba che dovete fare, andate nel terzo menu qua sopra, skippate ovviamente il tutorial che non vi serve, e andate in questo menu con la gemma verde, prendete il primo PG. Tranquilli, vi danno abbastanza gemme per fare queste missioni. Prendete questo PG, lo fate, easy. Ecco qua. Ora, l'altra cosa che vi richiede è di mandare una richiesta d'amicizia. Per farlo il metodo più veloce possibile, andate in storia, cioè negli eventi, scusate. Andate negli story event, che è questo menu qua, e prendete un qualsiasi evento che trovate qua, ok? Va bene qualsiasi. Fate il primo stage, ok, The Hard. Tranquilli, sono story event, lo stesso team che avete utilizzato finora, va benissimo. Invece di prendere comunque questo Goku, cliccate questo tasto arancione e andate a selezionare qualcos'altro che non sono questi Goku, ok? Sì, va benissimo anche questo, per esempio. Selezionate questo e finite l'evento, prima di tutto. Potete prendere qualsiasi evento, story event del gioco, non vi importa, io ora ne ho proprio preso uno a random, ok? Potete prenderlo a random anche voi, andate tranquilli. Sono story event, si completano con tutta la facilità del mondo, ok? Non sono eventi difficili, sono eventi che vi aiutano anche quando siete nuovi. Finite la missione e quando siete qua, una volta finita la missione, accettate sta roba, vi darà questo, ok? Premete ok e vi darà un'altra missione. Passate alla prossima, finalmente avete sbloccato la board 3 e avete accesso finalmente a quasi tutto il content del gioco. Le altre cose le potete fare con tutta la calma e potete andare tranquillamente. Però questa board la dobbiamo completare. La prima l'avrete già completata perché 200 di stamina, ve l'ho fatta completare giocando e facendo gli eventi che vi ho detto. La seconda è acquire 30 training items. È molto facile da finire, a parte ce ne mancano veramente 10 in croce, vi faccio vedere l'evento con cui potete farlo. La seconda è 30 Awakening Medals, anche questo molto semplice, vi faccio vedere tutti gli stage dove dovete andare a farmare. La prossima è The Awakening 5 Character. The Awakening 5 Character prendete dal vostro box gli R, perché sono quelli che, o gli N anche, sono quelli che usano meno risorse, ok? Li portate su, li trainate tutti e li mandate a The Awaken. È l'unica cosa che dovete fare, molto semplice. Lo fate 5 volte, via. Ok? Come vedete non richiedono molte medaglie gli N e ve li ha dati il gioco all'inizio anche, quindi vi basta portare su loro. Questo è uno The Awaken. Uno dei personaggi che però verrà richiesto per la prossima missione è questo Goku che vi ho fatto prendere da quei primi 6 stage che vi ho fatto fare. Lo portate su da R a SR e fate quello che vi richiedo, ok? Semplicemente fate in questo modo, lo awakenate, The Awakening intanto, lo trainate di nuovo, ecco qua. Mentre vi ho fatto fare lo stage avete farmato abbastanza medagliette. Ora in questo caso ho sfigato, però
Se avete problemi e non le avete farmate tutte, tenete premuto sulla medaglietta e vi riporta lo stage esatto dove potete prendere quelle medagliette. Cliccate The Hard, ok? E lo fate un'altra volta. Ovviamente, visto che avete già finito l'evento una volta, ve lo avevo fatto fare all'inizio, avete già l'automap e l'autobattle. Semplicemente il gioco farà per voi la roba che dovete fare, ok? Come potete vedere, potete togliere le mani dal gioco e andate tranquillamente, ok? Vi farà tutto lui, arriverà il boss e lo farà. Senza che dovete fare altro. Ok, eccoci qua. Possiamo finalmente portare a Dokkan Awakening, ad SSR, questo Goku. Eccolo qua. Fatelo. Molto semplicemente, fatelo. Avete fatto intanto un Dokkan Awakening. Eccolo qua. Dokkan Awakening del personaggio e missione fatta, ok? Ultima cosa. Prima di continuare, ultima cosa da fare per poter finalmente sbloccare le story quest e i Dokkan Event, che sono quelli che andrete ad utilizzare per fare i PG a tour e ad LR, dovete fare due ultimi stage che non vi ho fatto fare all'inizio, ma effettivamente li potevate fare fin da subito. Tornate negli event e cliccate di nuovo nel secondo pannello. Dovete completare due stage. Il primo è questo qua, Battle for Awakening Medal. Potete selezionare lo stage che volete, non cambia niente, sono semplicemente delle Awakening Medal diverse, ma va bene tranquilli quello che volete, ok? Ora, l'ultima missione che dovete fare da quel pannello è invece da qua. Dovete andare in questo evento. Dovete andare in questo evento qua, Training at Corin Tower. Anche questo è molto semplice, vi basta farlo a normal, non vi richiede di farlo a hard e ziard, ok? Fatelo anche a normal, vi va bene, vi dovrebbe dare abbastanza training items per poter fare la roba. Se comunque volete andare sul sicuro, queste oi poi rosse sono i training location e i training item, ok? Quindi prendete quello, va bene comunque. Ecco qua, andiamo così. Cercate di prenderne il più possibile, ok? Non serve che fate le battaglie inutili così. Non vi serve, però cercate di prendere più item da per terra, così da finire prima la missione. Se non avete preso abbastanza training item, con tutta la tranquillità rifate questo stage, ok? Potete fare anche a difficoltà maggiore, lo rifate un pochino di volte e siete a posto. Ecco qua. Grazie mille per averlo finito. Dovremmo aver preso abbastanza roba. Sì, infatti, eccolo qua. Ci ha dato una missione. Una volta terminata anche la board numero 3, avete finalmente accesso a Story Event, Story Quest, Growth Event e avete anche finalmente accesso ai Dokkan Event. Quindi potete finalmente portare a tour e ad LR i PG che pullate. Non avete completato ancora del tutto il tutorial, ma vi lascio due immagini, mentre ora stiamo parlando, con le ultime missioni da fare. Fatevi uno screenshot, quelle sono le ultime missioni che dovete fare. Quando vi chiede di Dokkan Awaken the Specified Character, oppure vi chiede ad esempio Level up the specified character super attack, vi vuole intendere il Goku che vi ho fatto vedere prima per quella missione, ok? Che dovete portare a Dokkan Awakening. Quindi semplicemente lo dovete farmare più volte. Comunque, queste erano tutte le missioni che dovete fare per avere accesso a tutto il contenuto che ha da offrirvi Dokkan Battle. Detto questo, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, commentate. Se siete nuovi sul canale, lasciate una bella iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.